Siamo davanti alla Lamborghini Urus, è il primo SUV della Lamborghini e questo di Ginevra è il primo salone in cui viene esposta. È un SUV dalle prestazioni pazzesche, monta un 4000 V8 da 650 cavalli e 850 Nm. La velocità massima dichiarata è superiore ai 300 km orari e lo 0-100 si brucia in 3 secondi e 6. La coda bassa esalta la sportività di questa SUV e, come tutte le Lamborghini, ha forme molto spigolose, molto decise. Le ritroviamo anche nei fari, che sono di tipo full LED, come pure i fanali. E a livello di tecnologia non mancano ovviamente i sistemi di assistenza alla guida, come il radar del cruise control adattativo, oppure la telecamera per il sistema di mantenimento in corsia. Quest'auto è fatta per andare molto forte su strada, molto forte in pista, ma è anche pensata per il fuoristrada. Tant'è che le sospensioni hanno un'escursione di 10 cm addirittura tra la modalità pista e la modalità neve. Per l'uso in fuoristrada è stata anche messa a punto una protezione in vero acciaio sotto il paraurti che si estende fino al motore per proteggere l'auto dai colpi sui fondi accidentati. E una protezione analoga è prevista per il paraurti posteriore. Una curiosità sui cerchi, che possono essere di 21 pollici, 22 come anche nell'auto che abbiamo esposto, 23 pollici. La curiosità è che non si può scendere sotto i 21 pollici perché altrimenti non ci sarebbe lo spazio per questi enormi dischi freno carboceramici che sono di ben 17 pollici di diametro. Qui sullo stand vediamo tre tipi di sedili che sono solo un esempio delle infinite personalizzazioni di questa SUV e che ci portano a parlare degli interni. Per cui adesso saliamo a bordo e scopriamo com'è fatta. L'abitacolo è estremamente curato, raffinatissimo, con rivestimenti in pelle per la plancia, ovviamente per i sedili, inserti in alluminio, inserti in legno. Tanta tecnologia, ma la particolarità, il cuore di questa macchina sta qua, nella sua anima, un selettore di guida con 6 modalità che stravolgono il comportamento di quest'auto. Strada, sport, corsa, sabbia, terra e neve. Per ognuna di queste modalità cambia il comportamento del motore, del sistema di trasmissione, delle sospensioni pneumatiche che, come vi ho detto, variano di 10 cm tra la modalità strada e la modalità neve, e la risposta dello sterzo. Per ognuna di queste voci si può andare a personalizzare col sistema Ego la risposta del sistema di trazione, dello sterzo o delle sospensioni, tarabile su 3 livelli. Ma quest'auto è anche particolarmente comoda, soprattutto per chi siede dietro. In questo caso siamo in una configurazione a 4 posti con poltrone posteriori regolabili elettricamente, riscaldabili. Abbiamo anche i sedili anteriori con funzione massaggio. Come vedete, lo spazio non manca, clima a 4 zone, poltrone comode e avvolgenti. Abbiamo visto che gli interni sono comodi, oltre che ben rifiniti. Adesso non ci resta che dare un'occhiata al baule, quello che si nasconde sotto questa coda sportiva e accentuata da questi fanali a LED. Vediamo se questa SUV è in grado di accontentare anche chi ha esigenze di spazio. Beh, direi che lo spazio non manca.